Ma andiamo un po' a Masterchef, dai. Sì, dai, che c'ho la vittoria. C'ho la cuore in bocca. Sono 51 anni, sono un gommista e mi piace cucinare a ruota libera. A ruota libera, gommista, capito? Un gioco di parole. E carico, bene, eh. Ho portato una mia versione di pepata di cozze. E che cozze sono? Sono cozze a modo mio. Vabbè. Le ho ripiene. Le ho ripiene? Riempito, ho ripieno. Io non voglio deludere le mie aspettative. E neanche l'italiano, direi. Come le sue aspettative. Le mie aspettative. No, ma tu le vostre non devi deludere. Magari. Le vostre non devo deludere. Avevi detto il contrario. Sei sposato, Vito? Separato. Però io non guardo mai indietro, neanche dagli specchi della macchina. Porca miseria, quanta ne sa, eh! Bravissimo! Non lo freghi mai. Bene. Quando hai fatto le prove, vediamo a casa, questo. Cosa hai usato, un timer? Ma io uso quello che io ho chiamato un po'. Un orologio organizzativo. Un orologio organizzativo? Sei un uomo di scienza. E come funziona questo orologio organizzativo? Mi spieghi l'orologio organizzativo? Sì, anch'io sono curioso. Allora, un cerchio. Organizzativo, comunque. Qua abbiamo l'orologio dove si pranza. Se deve essere pronto qua, torno indietro e faccio tutte le preparazioni. Per cui ma non basta l'orologio normale? Patate, per cui conto un timer magari. Sono le patate pronte. Sì. Tutti i componenti, ho i sughi sai cos'è? Pronti. È semplice. Ma cos'è? Leonardo da Vinci? Questo sì, poi ho avuto degli intoppi. C'è quello lì l'orologio. Eccolo qua. Invece di partire a 7 agli 8 minuti del tempo di cottura, mi è partito a 12. Aia. Chiarissimo, no? Posso dare una brutta notizia? Sì. Io so che l'hai pensata tu questa, così. E fin qui. Però questo lo facciamo da quasi 200 anni. Beh, con un orologio normale, peraltro. I vecchi. Vediamo buonasera. Questo. Buonasera, io sono un chimico. Un chimico. Faccio prodotti per l'igiene, per gli animali, shampoo, profumi. Per me miscelare shampoo, pensativi, fare ingredienti per cucinare. Stessa cosa. Come chimica, sì. Aia, lo shampoo per i cani e i gatti. Gatti. È uguale come cucinare. Aia. Certamente. Ma come certamente? Io non l'avrei detto. Neanch'io. Però. Faccio un pollo all'agresto. Questo pollo gli piaceva a Poggio Bracciolini. Chi se ne frega? Il 300 e il 400. Lui la butta sulla storia. Cercando di intortarli. Cardinale, sì, ma devi cucinare. La ricetta originale non si chiamava pollo all'agresto, ma pollo allo stufetto. Sì, ma non ce ne frega. Cucina. Da degli anonimi fiorentini. Mamma mia, che 300. C'è un problema, non ho capito niente di quello che hai detto. Contento lui. Poi, e adesso che è il grembiule, vi posso raccontare delle facezie di Poggio Bracciolini? No, non ne vogliono sapere nulla! Basta, vai! Ma proprio nulla!